con il regista Marco Antonio Manetti, buongiorno. Prima di tutto vi volevamo fare una domanda che forse vi avranno già fatto in molti. Non essendo voi napoletani, come siete riusciti a raccontare la società napoletana molto bene? Perché diciamo nel vostro lungometraggio esce una Napoli che spesso non viene raccontata. Come siete riusciti a fare questo? Che cosa avete utilizzato? Ma guarda, io credo molto semplicemente vivendola. È una tecnica, tra virgolette, che noi usiamo spesso nei nostri film a Napoli, sia per avere una personalità così forte, quindi la tecnica riesce, e sia lo fai volentieri perché è una città in cui si sta bene. Abbiamo vissuto Napoli e vivendola ne abbiamo imparato tanti aspetti, abbiamo cercato di metterli tutti nel film e devo dire che tanti napoletani ci hanno detto che vedendo il film pensavano che noi fossimo napoletani, hanno scoperto dopo che non lo eravamo e questo è fantastico, cioè è il complimento più grande, anche se forse penso in fondo che raccontare una città in modo così completo forse è servito non essere napoletani in qualche modo, perché ci ha costretti ad osservare, no? A non dare nulla per scontato. Voi avete raccontato una società, quindi Napoli, il sud, tramite l'ironia, però quell'ironia diciamo che lascia sempre un amaro in bocca. Credete che adesso nel cinema italiano ci sia bisogno di ridere, ma anche di riflettere? Penso che nel cinema italiano si è sempre riflettuto e si è riso, nel senso che i due generi principali italiani sono la commedia, dove si ride tanto, e il cinema d'autore, dove si dice che bisogna riflettere, no? Noi in qualche modo ci sentiamo una via di mezzo, perché noi siamo per l'intrattenimento, quindi ridere è intrattenimento sicuramente, però sicuramente nelle storie bisogna mettere una parte di vita e quindi nella vita si riflette, qualsiasi argomento ci sia. Il nostro film, diciamo, non è la nostra intenzione far riflettere, però sicuramente fa riflettere, però se il nostro film fa riflettere più di altri, forse è cambiando la riflessione, cioè non vedendo solamente la parte brutta, ma capendo che Napoli non è solo quello che si racconta ultimamente, no? Una città dominata dalla camorra, una città piena di spazzatura che puzza. Napoli invece è una città solare, una città bellissima, una città dove succedono degli bei incontri, cioè noi abbiamo avuto esperienze positive a Napoli e questo abbiamo voluto metterlo nel film e abbiamo veramente cercato di mettere quello di positivo di Napoli che abbiamo visto, non perché ci sia solo quello, infatti non nascondiamo il film degli aspetti, no? Come dicete, che fanno riflettere gli aspetti un po' più tristi, diciamo, un po' più. Però ci sono aspetti positivi e forse Napoli ha molti più aspetti positivi di quanti ce ne abbia negativi. Avete intenzione di tornare in TV con qualche prodotto? Ci potete svelare qualcosa, qualche progetto futuro? Guarda, noi abbiamo intenzione di far tutto, nel senso che non siamo. Noi veramente non è che vediamo questa differenza a cinema, tipo qualsiasi cosa, una bella storia da raccontare, ci buttiamo a raccontare. Adesso siamo usciti con questo film, abbiamo appena finito di girare una serie, la serie Rex, che sta andando in onda adesso in televisione, e stiamo progettando quasi in parallelo, sia. Non abbiamo delle anticipazioni da parti così specifiche, però stiamo lavorando su tutti i fronti, sul cinema e la televisione, e vedremo chi arriva prima. Una piccola curiosità, invece, sappiamo che abbiamo visto che avete già lavorato con Gian Paolo Morelli, com'è stato lavorare con lui e soprattutto con degli attori napoletani, visto che voi non siete napoletani? Gian Paolo è napoletano e ci avevamo già lavorato tante volte. E lavorare a Gian Paolo è sempre fantastico perché è un nostro amico prima di tutto, oltre ad essere un attore eccezionale. E quindi quando uno sta simpatico ed è anche un bravo attore ci si lavora benissimo. Il cast è tranne Alessandro Roja, che è il protagonista, che dovrebbe essere napoletano, cioè fa il napoletano eccezionale perché fa un napoletano, è stato bravissimo, lui non è napoletano. Benissimo, Non è infatti. napoletano, è romano, no? E fa invece un doppio napoletano, perché fa il napoletano un po' più borghese, un po' più sulle sue, che però fa finta di essere un napoletano popolare, quindi è stata anche una cosa molto difficile, riuscitissima. E poi gli altri attori, diciamo, tranne anche Paolo Sassanelli, che è barese, che sono gli unici due, gli altri, il resto del cast, da Serena Rossi, da Bucci Rosso, da Antonio Pennarella, non mi vengono in mente altri, ma ce ne sono tanti, non è che è un film molto corale. Sono tutti napoletani, eh. A Napoli gli attori sono bravissimi, ma soprattutto sono tutti attori, quindi anche nelle piccole ruoli, nelle comparse, le cose che abbiamo preso anche per strada, spesso abbiamo trovato grandi attori e grandi persone. Dimentichiamo Ciro Petrone, che è un attore napoletano giovane ma che sta crescendo, è molto bravo e che, insomma, con cui siamo diventati anche molto amici. Ringraziamo Marco Antonio Manetti per essere stati con noi.
Siamo qui con l'attore Giampaolo Morelli. Buongiorno. Prima di tutto, come si è sentita di interpretare questo personaggio? Un personaggio molto particolare, molto ironico, molto simpatico. Come si è trovato lei? Che cosa ha utilizzato per vestire questo personaggio? Beh, diciamo che Lolo Love è un po' la summa di tutti i cantanti non melodici napoletani e come al solito c'è stato un lavoro di squadra insieme ai Manetti Bros, quindi nel costruire questo personaggio. Insomma, noi siamo abituati a collaborare sempre tanto e loro sono abbastanza folli da seguire magari delle mie intuizioni, io sono abbastanza folle da seguire le loro. E Lolo Love rappresenta una Napoli che è diversa da quella che solitamente vediamo, no, ai telegiornali o in alcuni film. È invece una Napoli popolare ma pura, una Napoli onesta, fatta di persone che vivono del proprio talento, delle proprie passioni, e non per questo, per fare le cose a Napoli, bisogna essere affiliati alla camorra. Parlando di Napoli, appunto, anche in questo film si racconta molto la musica. È impossibile raccontare di Napoli senza parlare della musica. Però si dice sempre, diciamo, lo stereotipo è che, diciamo, la musica o il cantante neomelodico è unito alla camorra. È vero questo o è semplicemente uno stereotipo che abbiamo noi, diciamo, rivolto al sud e a Napoli? Assolutamente, questo film vuole sfatare tanti luoghi comuni. Uno di questi è che la musica neomelodica sia una musica di serie B, e non è vero, perché la musica neomelodica è un genere, la nuova musica napoletana, no? E all'interno della quale, come nel rock, come nel pop, come nel rap, ci possono essere cantanti o musicisti talentuosi o meno talentuosi. Infatti alcuni cantanti neomelodici poi hanno avuto tutto un altro percorso, oppure sono riusciti ad arrivare anche a una fama nazionale. E appunto un altro luogo comune da sfatare è quello che vede la musica neomelodica necessariamente affiliata alla camorra. Questo non è assolutamente vero. In questo film viene raccontata Napoli soprattutto da registi che non sono napoletani, però abbiamo visto che il lungometraggio riesce veramente a portare, diciamo, quella storia di Napoli che non viene mai descritta. Quanto lei si è ritrovato in questo racconto di Napoli, essendo lei appunto un attore napoletano? Guarda, il film nasce da una mia idea e per me aver portato i Manetti a Napoli è stata la più grande sfida e gioia nello stesso tempo, una volta che ci sono riuscito, perché io ero sicuro che i Manetti, più di qualsiasi altro regista, riuscissero a calarsi nel tessuto sociale di Napoli, perché ho visto anche che la facevano la stessa cosa quando facevamo Coliandro con Bologna. Insomma, sono dei registi che vivono la città, amavano girare per i vicoli, mangiare nelle trattorie, assorbire gli umori di quella città. Io, con il dovuto rispetto, i dovuti paragoni, perché si tratta di film diversi, logicamente qui siamo nel genere poliziesco comedy, però io non vedevo una Napoli raccontata così bene, così dal di dentro, dai tempi di Nanni Loi. Ringraziamo Giampaolo Morelli per essere stato con noi. Grazie a voi.